Buongiorno e ben ritrovati a una nuova puntata con Di Prima Mattina. Il buongiorno da parte mia e da Pietro Baldassarre in regia. Consueta rassegna stampa con Super J. Nella prima parte andremo a leggere le prime pagine, poi l'interno dei quotidiani abruzzesi e di quello che sta succedendo anche un po' nel panorama nazionale. Nella seconda parte, consueto ospite, questa mattina verrà a trovarci Gianluca Grimi, il presidente della Soturismo Confesercenti di Teramo, e andremo un po' a vedere la situazione generale dopo la stagione balneare, dopo la stagione turistica, non solo nella nostra regione ma soprattutto nella provincia di Teramo. Intanto andiamo a vedere già le prime pagine di quotidiani, cominciando dal quotidiano Il Centro. In apertura scuole, conclusi i lavori antivirus, Teramo, le aule sono state adeguate in tutti gli istituti comprensivi. Nella fotonotizia, l'uscita dal lavoro in Abruzzo, pensione, tutte le possibilità per arrivarci in anticipo. E appunto nella fotonotizia un cartellone: non è un paese per vecchi. Covid, De Laurentiis contagiato, questo per quanto riguarda la notizia del contagio, della positività al Covid-19 del presidente del Napoli Calcio, Aurelio De Laurentiis. Marsiglio, tampone negativo, Abruzzo appunto il presidente del Napoli. L'epidemia, Abruzzo 11 nuovi casi nella giornata di ieri e 3 ricoveri in intensiva. L'esperto Fazzi, è meglio non riaprire gli stadi alle tifoserie, quasi riparla appunto dell'imminente rientro negli stadi, nella riapertura della stagione calcistica della Serie A il prossimo 19 settembre. Nelle cronache, San Salvo, c'è un positivo alla Pilkington, subito 100 test. Teramo, prima ondata di assunzioni in municipio, mentre a Giulianova, giovane accusato di violenza sessuale, e di Giulianova al via il processo a Macerata dopo la denuncia di una studentessa. Un centro per coppie in crisi ad Atri nasce su iniziativa della diocesi e verrà inaugurato nella giornata di domani. Confindustria, infrastrutture ed Europa per superare la crisi, questo per quanto riguarda l'evento che si è tenuto appunto ieri a Mociano Sant'Angelo, organizzato dai giovani imprenditori Confindustria di Teramo. E appunto rimaniamo sempre a Teramo, Teramo Calcio, il presidente Iachini a Marsiglio: riapriamo lo stadio Bonolis. Dal centro ci spostiamo al Messaggero Abruzzo per leggere la prima pagina. De Laurentiis, paura Covid, il patron del Napoli contagiato è stato in ritiro nell'Alto Sangro, adesso tamponi a tappeto, testa anche per Marsiglio, ieri 11 positivi, la regione regala agli studenti 90.000 mascherine. Presa la baby gang che scagliava tegole sui passanti, a Trasacco 5 ragazzini salivano sul tetto della chiesa, poi bombardavano persone d'auto, gravi danni. Nella fotonotizia, Pescara, le minacce al magistrato, allarmi bomba, indagata Lady Kumadin. Rimaniamo sempre a Pescara, parcheggiatore abusivo ricattava la donna, l'arresto. Candidato in TSO, l'avvocato, ingiusto, daremo battaglia a questo per quanto riguarda ad Avezzano. Il parco boccia il tunnel per rifare il gasdotto, qua si parla di ambiente, gli scavi a bussi metterebbero a rischio una zona già ritenuta vulnerabile. Calcio Serie B, ovviamente Pescara Calcio, Delfino, Valdifiori si presenta, Del Favero firma, ecco Capone. Oggi si gioca alle ore 18 al San Paolo, i giocatori partenopei tutti negativi, un esame di lusso per verificare le condizioni della squadra biancazzurra. Abbiamo letto la prima pagina del Messaggero Abruzzo e ci spostiamo al quotidiano La Città. Si fa un po' il punto sulla situazione scolastica, il rientro nei banchi il prossimo 24 settembre, scuola tutto pronto per la ripartenza, Tozza, non sarà facile ma siamo preparati alla sfida,
abbiamo ricevuto ulteriori 34 milioni per il personale. Nella fotonotizia mascherine fashion, studenti abruzzesi a scuola con i dispositivi comprati dalla regione Abruzzo. Il taglio alto, economia, Abruzzo sviluppo a sostegno di Atri. Parchenci, la vicenda Tercop finirà in tribunale. E volano, appunto, per quanto riguarda sempre la vicenda Tercop a Teramo, volano stracci per gli stalli riservati. Di spalla a Teramo, una nuova epoca attende l'ente camerale. Sempre rimanendo a Teramo, la polemica Cozzi ad Alberto, devi dimetterti. Mentre c'è, per quanto riguarda la pagina sportiva, c'è l'intervista all'allenatore del Notaresco, Massimo Epifani. Sta già nascendo un grande Notaresco. E l'intervista appunto all'ex allenatore del Pineto Calcio, ora in panchina con il Notaresco. Abbiamo letto le prime pagine dei tre quotidiani, il Centro, il Messaggero, Abruzzo e la Città. Ora un po' andiamo a vedere dentro le notizie più importanti, cominciando da il Centro. Il Centro appunto apre con la situazione coronavirus, il caso in Abruzzo, e appunto si fa il punto della situazione dopo la notizia, l'importante notizia di ieri, De Laurentiis ha il Covid, test negativo per Marsiglio, il presidente del Napoli è risultato positivo 5 giorni dopo la partenza da Castel di Sangro. Ricordiamo, il Napoli Calcio è stato nella nostra regione, a Castel di Sangro per la precisione, per il ritiro pre-stagionale. Fa una battuta, ho mangiato ostriche, ma da ieri ha 38 di febbre. Governatore, tutto ok. I risultati dei controlli giunti dopo le 23 escludono anche il contagio dell'assessore Liris. Anche per il personale dell'hotel Sangrino, che ha ospitato la squadra partenopea, sono in corso accertamenti. E appunto nelle foto c'è appunto il presidente Aurelio De Laurentiis con il governatore Marsiglio, mentre in un'altra il governatore Marsiglio con il presidente del Teramo Calcio, Franco Iachini. Ma Napoli-Pescara si potrà giocare appunto oggi l'amichevole tra il Delfino e il Napoli Calcio, nessun rinvio, oggi alle ore 18 c'è l'amichevole al San Paolo, Oddo sfida Gattuso. E il sindaco Caruso scrive: non sono infetto. Il primo cittadino appunto di Castel di Sangro, che ha accolto la squadra azzurra, si sottopone al test e tira un sospiro di sollievo. Parla il direttore del laboratorio anti-Covid, Paolo Fazzi. Stadi aperti ai tifosi. Fazzi dice no, l'esperto, è ancora troppo presto. Altri due contagi in Valle Peligna, l'epidemia, i nuovi dati, 11 casi positivi, i ricoverati in intensiva salgono a 3. Andiamo avanti, nuove pensioni, quota 100 resiste, ma da gennaio assegno inferiore. Non sarà una stangata, ma solo un ritocco. Verso la proroga anche APE sociale e opzione donna, tra le ipotesi c'è quella di favorire l'uscita anticipata dei lavoratori che rischiano il contagio da Covid. Il primo confronto tra sindacati e governo è fissato per il 16 settembre, data in cui verranno affrontati i nodi cruciali. Le prime misure saranno però varate all'inizio del 2021. In cima alla lista delle priorità ci sono le pensioni dei giovani, le esigenze di assicurare un assegno adeguato a fronte di carriere discontinue e stipendi bassi. Agenzia delle Entrate, le nuove regole, cambia la modalità di accesso agli sportelli abruzzesi, sarà solo su appuntamento. Si parte dal 15 settembre, pubblichiamo i numeri telefonici per fare appunto le prenotazioni. Scuola verso la riapertura, Abruzzo calo di iscrizioni, 2000 studenti in meno. E la direttrice Tozza a rivelare il numero nel giorno del via libera alle mascherine. La distribuzione di 93.000 dispositivi lavabili sarà completata per il 24 di settembre. Sempre per quanto riguarda la situazione coronavirus nella nostra regione, ospedali Covid, bene l'Abruzzo, il Ministero approva senza osservazioni la rete per l'emergenza, appunto la Regione Abruzzo supera l'esame. Coronavirus, caos scuola, lo sprint tra banchi e tamponi, studenti in piazza per protesta, meno del 50% del personale scolastico si è sottoposto ai controlli, ancora incognite sulle mascherine. L'Unione Studentesca preannuncia una manifestazione per il 25-26 settembre, è stato fatto poco.
Le riaperture saranno a macchia di leopardo in tutta Italia finché le scuole non si sentiranno pronte al via. E appunto si fa il punto della situazione con le linee guida riguardo il rientro a scuola. Sarà il 14 settembre su scala nazionale, mentre il 24 di settembre nella regione Abruzzo. Coronavirus, i contagi positivi in risalita, 1597 in 24 ore. Calano le vittime, ieri 10, martedì il CTS si esprimerà sulla durata della quarantena per gli infettati. Luigi Di Maio, che riguardo la situazione coronavirus, dice: escludo un totale nuovo lockdown totale, siamo tra gli ultimi paesi in Europa per numero di contagi grazie alla bravura del popolo italiano. Abbiamo visto un po' anche la situazione a livello nazionale, entriamo un po' dentro nella nostra regione, nella nostra provincia di Teramo, andiamo appunto a Teramo, comune, prima infornata di assunzioni, entro il mese arrivano 11 nuove unità, a ottobre i bandi per 10 posti da funzionario, 10 da istruttore amministrativo, ente ridotto all'osso, concorsi appunto al via. L'assessore Andrea Core che dichiara: nel 2021 intendiamo assumere 10 educatrici per i nidi, sono rimasti 230 dipendenti, dovremmo averne 100 in più. Zoo profilattico, nuovo intoppo per il CDA, il membro designato dal Ministero Gaetano Ferri è in pensione e ci sono ostacoli per la legge Madia. Ad Atri nasce il centro per le coppie in crisi, è un'iniziativa della diocesi, domani l'inaugurazione e la chiesa di Santa Rita diventa santuario. In foto appunto nel riquadro il vescovo di Teramo ed Atri, Lorenzo, Monsignor Lorenzo Leuzzi. Scuola verso la riapertura, lavori finiti, pronte le aule anti-Covid nei 5 istituti comprensivi cittadini, l'adeguamento degli spazi è stato concluso in anticipo, soddisfatto il comune. Guardie di finanza, nuovi comandanti delle compagnie, Giulia Facciorusso a Teramo, Teo Sordillo a Giulianova. Rimaniamo sempre nella città di Teramo, strisce blu, la Tercop denuncia dirigenti e politici del comune. Presentata una querela in cui si ipotizzano i reati di omissione di atti di ufficio e abuso d'ufficio. Il presidente Iachini: dal 2012 sono mancate lealtà e imparzialità della pubblica amministrazione. Nel taglio alto, progettazione per rifare la scuola Savini, aperte le buste, l'opera post-sisma da 4 milioni di euro. Confesercenti, Topitti, no ai posti auto per i residenti in centro. Mentre per quanto riguarda le prossime elezioni amministrative, elezioni a Montorrio, D'Alberto nel mirino, il centrodestra lo attacca per aver partecipato come presidente ANCI ad un incontro della candidata PD. Durissimo Cozzi, farebbe bene a dimettersi da un ruolo che non riesce a ricoprire con imparzialità. Giovane a giudizio per violenza sessuale a Macerata, ma è di Giulianova, ha cominciato il processo. Il 28enne avrebbe abusato di una studentessa marchigiana approfittando della sua ubriachezza. I due si erano conosciuti in un bar di sera, avevano passato la notte insieme, ma lei dice: non ero cosciente. Europa, infrastrutture per superare la crisi, Marsilio e Febbo si confrontano con imprese ed università al convegno dei giovani imprenditori. Una delegazione di operai della Betafence di Tortoreto, azienda che ha annunciato la chiusura, ha voluto parlare con il governatore per chiedergli aiuto. Da Teramo ci spostiamo nella Vibrata, a Tortoreto, via i lavori per fermare la frana di Cavatassi. L'opera è stata aggiudicata con un ribasso d'asta di oltre il 30%. Il comune spenderà 590.000 euro messi a disposizione dalla protezione civile. A Martinsicuro tenta di buttare la droga dal balcone, arrestato un 36enne. Mentre Alba Adriatica in guerra con il Ruzzo da 9 mesi per una fattura sbagliata. Per quanto riguarda Villa Rosa, messa in onore della patrona Maria Bambina. Mentre nelle brevi, ad Alba in biblioteca si parla di pane, e a Colonnella si ricorda il generale Giovanni Ferraro. Dalla Vibrata andiamo a Giulianova, a Mercato Ittico. Giorgini chiede tempo ai marittimi. L'assessore appena nominato
esclude chiusura o privatizzazione, ma evidenzia ci sono perdite gravi. Devo studiare la situazione prima di incontrare i pescatori. Iachini si dimette da revisore della Giulianova Patrimonio, potrebbe diventare l'amministratore. Mentre per quanto riguarda manutenzione sempre nella città di Giulianova, telecamere nel regno dei vandali, riposizionati i pali abbattuti e installata la videosorveglianza. Salita a Montegrappa sopra il luogo del sindaco Ivan Costantini. Pedibus, aperte le iscrizioni per alunni di primarie e medie fino al 21 settembre. A Roseto, pubblica illuminazione da rifare, affidati i lavori da 3.700.000 euro. La ditta marchigiana Menovat, che aveva presentato la proposta di accordo pubblico-privato, si aggiudica l'appalto per 12 anni. Saranno sostituiti tutti i 5.500 punti luce del territorio comunale. Nuovo distretto sanitario, tutto bloccato, il sindaco di Girolamo, la ASL dice di non avere fondi e l'assessore Verri non mi concede un incontro. Eventi dalle 11 a mezzanotte nella riserva del Borsacchio nella giornata di domani. Pavone, solo annunci e promesse, l'opposizione attacca la giunta sui ritardi nelle opere pubbliche, il capogruppo appunto di Roseto al centro Ennio Pavone che polemizza sull'amministrazione comunale su sindaco Sabatino di Girolamo. A Morro d'Oro tre classi di Morro a Notaresco, altre due invece nel capoluogo andranno nella sede di Pagliare per l'adeguamento appunto sismico della scuola. A Silvi, varato un piano asfalti da 1,5 milioni, saranno rifatti il lungomare e le vie principali. Lavori al via in primavera. L'assessore Lella con la pista ciclabile. Cambieremo il volto della città. Rimanendo sempre a Silvi, evento su arte e difesa dell'ambiente, domenica in piazza Marconi. Ad Atri, incontri fra comuni per l'utilizzo della discarica di Atri. Rimaniamo sempre ad Atri, Abruzzo Sviluppo assisterà allo sportello per le imprese, accordo tra il comune e la società regionale. Mentre per quanto riguarda Pineto, in consiglio la variazione di bilancio dovuta al Covid, rimaniamo sempre a Pineto, trasporto scolastico e mense al via le iscrizioni. Abbiamo dato uno sguardo alla nostra provincia e quello che sta accadendo, diamo uno sguardo alla pagina dello sport. Serie B, il mercato del Pescara, Ocoli arriva con Capone, chiesto Jarosinski, operazione in via di definizione per i due giovani dell'Atalanta. Valdifiori in biancazzurro, meglio tardi che mai, 7 anni fa saltò l'arrivo dall'Empoli, mi sento un ragazzino, possiamo fare qualcosa di importante. Dalla B ci spostiamo in Lega Pro, Iachini a Marsiglio, riapriamo il Bonolis, appunto l'appello del presidente del Teramo, Franco Iachini, consegnato alla regione un progetto per favorire l'ingresso allo stadio di 1.250 spettatori tra tribuna e distinti. Per quanto riguarda il mercato, in arrivo il difensore Trasciani dalla Roma, era appunto il capitano della primavera della Roma. Serie D, la Coppa Italia cancellata, Serie D appunto il via. Al via il 27 di settembre la manifestazione tricolore slitta alla stagione 2021-2022. Calcio promozione, Mica Antonio passa al San Gregorio, rinviate le gare di Coppa sul Monacelano e Rosetana Montignano in prima categoria, Peppoloni all'Angelese. Eccellenza, Coppa Italia, gare a porte chiuse, stadio aperto solo a tesserati e stampa. Domenica senza tifosi, massimo 40 unità per squadra, autocertificazione e termoscanner prima di entrare. Caos Lanciano, fumata nera per l'allenatore, a vuoto anche il tentativo con il DS De Filippis, c'è l'ipotesi d'Orazio, ma il nuovo progetto non convince, sempre per quanto riguarda il campionato di eccellenza. Pallacanestro, Chieti, ecco il cammino in A2, prima trasferta contro il San Severo. Basket, si va in Puglia dopo l'esordio in casa con Pistoia. Coach Sorgentone, tanti infrasettimanali, non sarà facile. A Giulianova, il neo coach Zanchi, Giulianova salvezza valorizzando i giovani. Lunedì la ripresa dei giallorossi con Di Carmine, svelata la prima giornata, oggi il resto del calendario.
Ciclismo Piving Bike Team in evidenza gli assoluti enduro, mentre per quanto riguarda il tennis, da domani gli assoluti di terza categoria maschili a Vasto. Dal centro ci spostiamo al Messaggero Abruzzo. Dopo aver letto la prima pagina, ci spostiamo dentro appunto il quotidiano abruzzese. L'allarme coronavirus, De Laurentiis positivo nell'Alto Sangro, tamponi a tappeto. Il presidente del Napoli è stato in ritiro insieme alla sua squadra, ha incontrato sindaci, politici, operatori sportivi e forze dell'ordine appunto nel riquadro, nella fotonotizia di lato. De Laurentiis insieme a Marsilio Caruso, che è il primo cittadino, il sindaco di Castellisangro, e Liris, che è l'assessore regionale. Anche Marsilio si è sottoposto all'esame per accertare un eventuale contagio. Scuola al via, mancano 2.000 studenti, la regione regala 90.000 mascherine. Ok alla rete Covid, ora i lavori, appunto le strategie. Ci spostiamo a Teramo, nella nostra provincia. Idrogeno, Marsilio, avremo una fabbrica nella nostra regione. Incontro di Confindustria sulla ripartenza economica. Fracassi, ora servono idee cantierabili, poche ma buone. Il pubblico dell'incontro su come progettare il futuro del territorio e spendere i fondi europei per far crescere l'Abruzzo. A Teramo, parcheggi, la Tercop denuncia il comune. Mentre il sopralluogo, sempre per quanto riguarda la città di Teramo, aree Covid nelle scuole. A Giulianova, sfrattato, occupa la casa del fratello morto, la storia di un malato che ha segnalato l'umidità dell'alloggio, ater diventato poi inagibile, ora rischia lo sgombero forzato. Sto male, ho sofferto molto, da qui non me ne vado. La Giulianova Patrimonio mette in vendita 3 abitazioni. Sempre a Giulianova, padre Simone, sto meglio, spero di poter riabbracciare tutti presto. Nelle brevi a Martinsicuro lancia la droga dal balcone, preso, mentre a Giulianova c'è il cambio al vertice della Guardia di Finanza con il nuovo capitano che sarà Teo Sordillo al posto di Sara Venturoni. A Roseto sono invalido agli arresti domiciliari per un senso unico, denuncio il comune. Betafence, gli appelli della Pezzo Pane di Zennaro, mentre a Silvi plastica e riciclo con arte ambiente. Ci spostiamo nella pagina sportiva, andiamo in Lega Pro per quanto riguarda il Teramo Calcio. Idea Teramo, abbonati sostenitori, l'iniziativa è promossa dal patron Iachini, potremmo incassare circa 250.000 euro. Federico Iaconi al minimo federale, tutti negativi, tamponi dei giocatori dopo il Napoli, quindi dopo la gara amichevole, dopo il test match che è stato fatto la scorsa settimana a Castellisangro contro il Napoli. Mercato Serie D, Calzetta a Giulianova, Battilana ad Amezzano, questo per quanto riguarda i dilettanti. Ci spostiamo ora al quotidiano, la città, dopo aver letto sia il centro che il messaggero. Abbiamo già letto la prima pagina della città, ora andiamo un po' dentro a vedere qual è la situazione sia per la nostra regione che la nostra provincia. Approvata la rete ospedaliera Covid, l'Abruzzo è una delle 3 regioni che ha raggiunto questo risultato senza rilievi da parte degli organismi ministeriali. L'assessore Verì, attendiamo con fiducia la conclusione dell'iter burocratico per l'erogazione delle somme, così da concludere in tempi stretti la realizzazione delle opere. Appunto a Teramo, 4 milioni e mezzo di euro per 14 posti di intensiva e 21 di semi-intensiva nell'ex sanatorio. Napoli Calcio, De Laurentiis positiva al Covid, gli auguri del presidente Marsilio. Andiamo avanti con il quotidiano La Città. La vicenda Tercop finirà in tribunale. Caos parcheggi. La cooperativa ha presentato una denuncia, querela contro il comune per omissione e abuso di atti d'ufficio. Confesercenti si oppone alla possibilità di riservare stalli ai residenti del centro storico in cambio di un canone annuale di 30 euro.
Topitti, con questo provvedimento si darebbe un ulteriore colpo agli eroi fino ad ora sopravvissuti. Guasto Telecom, uffici in tilt al comune di Teramo, mentre la denuncia via De Jacobis come la savana insorgono i residenti. L'associazione Teramo Vivi Città sottolinea come la vegetazione attiri topi e insetti. Continuiamo con il quotidiano La Città. Una nuova epoca attende l'ente camerale. Il nome in cui si punta per un cambiamento è quello di Antonella Ballone in corsa, probabilmente con l'uscente Lanciotti. La fusione dal 15 settembre. Un commissario avrà il compito di traghettare verso l'istituzione della nuova Camera. La polemica Verna contro Di Teodoro. Proposte inopportune fuori luogo sui parcheggi. Soluzione ancora aperta per la proposta della sosta ai residenti in centro storico. Campo Boario, altro nervo scoperto. Cambio al vertice in due compagnie della finanza. A Teramo arriva il capitano Giulia Facciorusso, mentre a Giulianova assume l'incarico Teo Sordillo. Andiamo avanti con il quotidiano La Città. Elezioni a Montorrio. D'Alberto dovrebbe dimettersi dall'ANCI. Mario Cozzi attacca per la partecipazione all'incontro elettorale organizzato dalla candidata Magno. La partecipazione del presidente ANCI all'incontro elettorale non sarebbe andata giù anche a diversi sindaci teramani. Politica, Zennaro sollecita il ministro dello sviluppo economico sulla Betafens. Mentre a Giulianova, tampone per tutti i volontari della protezione civile, l'annuncio del consigliere regionale di Gianvittorio durante la visita di ieri. Mentre a Martinsicuro, in arresto un 36enne, in casa rinvenuta eroina e cocaina, già suddivisa in dosi. A Martinsicuro, convegno sulla pesca con proposte innovative. Il Covid sta rallentando i programmi, ma le iniziative per ridurre l'impatto ambientale entro la pesca procedono. Andiamo avanti sempre per quanto riguarda il quotidiano La Città. Si fa appunto un quadro della situazione per quanto riguarda il rientro a scuola. Didattica al tempo del coronavirus, scuole teramane pronte per la riapertura. Ieri mattina il sopralluogo nelle strutture del sindaco, accompagnato dagli assessori Cavallari e Core. Abruzzo Sviluppo sostiene l'economia ducale. Verranno monitorate le esigenze delle imprese e si delineeranno linee di sviluppo per il territorio. Per quanto riguarda La Città di Atri, a Giulianova gli amministratori comunali visitano l'asilo nido Arcobaleno. A Roseto aggiudicati i lavori per l'illuminazione, i primi interventi della ditta incaricata saranno effettuati sul lungomare e nella zona di Piane Tordino. Mentre politica, Pavone torna a criticare l'amministrazione sulle promesse non mantenute. Rimanendo sempre a Roseto, il sindaco Di Girolamo polemizza su ZES, distretto sanitario di base. Il sindaco attacca la regione per la mancata riconversione dell'autoporto. Sul distretto Laverì non risponde. E diamo anche uno sguardo veloce anche alla pagina sportiva. Il Diavolo lancia l'abbonamento senza gare, sarà un termometro per capire l'attaccamento mercato, sappiamo chi deve andare via da Teramo. Questo per quanto riguarda anche il Teramo Calcio. E abbiamo dato uno sguardo anche alla Lega Pro, concludendo con il quotidiano La Città. Abbiamo concluso quindi la lettura dei tre quotidiani, il Centro, il Messaggero Abruzzo e La Città. Noi ci prendiamo una piccola pausa, torneremo tra poco con l'ospite che sarà Gianluca Grimi. Ben ritrovati. Vi dicevo, aspettavamo l'ospite e gli do il buongiorno. E qui vicino a me Gianluca Grimi. Buongiorno a tutti i telespettatori. Di Assoturismo Confesercenti Teramo. Esatto. Ti do la buona giornata e ben ritrovato nei nostri studi, nella nostra redazione. Grazie a voi per avermi invitato. Parlavamo al di fuori delle telecamere prima, un po' della situazione, dell'evento che c'è stato ieri, i giovani imprenditori Confindustria Teramo. Lei era presente come associazione di categoria, si è parlato un po' dello sviluppo economico, della ripresa economica dopo il lockdown nella regione Abruzzo e soprattutto nella nostra provincia. Sì, si è fatto
non in modo abbastanza approfondito, ma si è fatto per adesso un punto della situazione e tracciate le linee guida di quello che potrà essere il futuro economico della provincia, soprattutto dal punto di vista industriale. È un primo passo, bisognerà organizzare delle reti di imprese per intercettare i finanziamenti europei e soprattutto il master refrain della riunione è stato proprio di trovare la capacità di spendere bene questi soldi. Innanzitutto non sappiamo ancora quanti ne potranno essere, ma più che altro bisognerà trovare il sistema di spenderli in modo progettuale, creativo e soprattutto che abbiano una concreta valenza per la provincia. Questo non è facile. È stato un confronto anche per mettere le basi per qualche linea guida per il futuro. Sì, sostanzialmente quello. Già il fatto la presenza del presidente della regione, la presenza dell'assessore Febbo, la presenza di tanti importanti imprenditori dell'associazione di categoria garantisce che c'è una volontà comune di portare avanti una progettualità che spero, io veramente voglio dire spero, e deve essere così, per la prima volta in provincia di Teramo veda coesa tutta l'economia, tutta la politica, tutte le associazioni di categoria, perché senza rete, senza capacità di una visione univoca non usciamo e non usciremo da questa situazione che è oggettivamente difficile. Ecco, quale strategie per cercare di, non dico uscire, ma cercare di uscire da un momento delicato come questo? Guarda, io prima ancora delle strategie, per le cui linee guida del resto le ha già date il governo nazionale, per cui sappiamo dove saranno spesi i soldi, sarà sulla digitalizzazione, sulle infrastrutture, e sostanzialmente questo per adesso. La provincia di Teramo storicamente, adesso non chiedetemi perché non ve lo so dire, però storicamente manca di capacità di coesione, cioè c'è stato un momento in cui questa provincia ha avuto un grande sviluppo economico, 15-20 anni fa si parlava della Milano del centro-sud, Teramo, e lo era perché effettivamente, c'era una rete industriale veramente bellissima. Questa rete industriale non c'è più, la troviamo in Albania, la troviamo in Romania, perché non è che non ci sono più le nostre aziende, sono state sostanzialmente tutte delocalizzate, ne esistono i marchi, ma non producono più sul territorio. Ecco, comunque venendo al dunque, Teramo rispetto anche ad altre province della stessa regione Abruzzo non ha quella capacità di agire in sinergia, di mettere insieme le proprie forze e lavorare insieme su un unico o su pochi comunque concreti progetti. Per cui prima ancora delle linee guida direi la capacità di governance della situazione, poche idee chiare portate avanti da soggetti sicuri che devono essere delle reti di impresa forte spalleggiate dalle associazioni di categoria. Sì, lei ha ricordato come c'era giustamente la regione Abruzzo che è intervenuta ieri, c'era il presidente della regione Marco Marsiglio, c'era l'assessore regionale al turismo Mauro Febbo, che si è soffermato soprattutto su indicazioni da dare alle imprese, anche le piccole e medie imprese e soprattutto alle famiglie, perché ricordiamo che abbiamo vissuto anche un periodo non facile dal punto di vista economico per quanto riguarda il coronavirus. Purtroppo devo un pochettino confutare quello che hai detto nell'ultimo, abbiamo vissuto un periodo veramente difficile, ma in realtà il periodo difficile sta arrivando ora, perché durante il periodo del lockdown c'è stato qualche sussidio, c'è stata la possibilità comunque di passare questo, perché c'è ancora tuttora il blocco dei licenziamenti, diciamo l'economia è stata messa un pochetto in stand by, poi l'estate turistica ha rimesso un po' a posto la situazione, ma la vera prova che ci attende, la problematica è adesso, cioè adesso la stagione turistica è finita, ha portato quello che ha portato, e a ottobre ci troveremo noi stessi nel nostro territorio a confrontarci con quello che è rimasto e vedere se abbiamo le capacità di portare avanti, perché il vero problema è ottobre. Abbiamo tutti gli uffici della pubblica amministrazione che sostanzialmente stanno ancora in smart working, abbiamo il commercio che è veramente potenzialmente in crisi, non riusciamo a stoppare questo discorso dell'online. Fra poco purtroppo le aziende inizieranno, è la verità, se non posso dire una cosa per un'altra ai nostri telespettatori, fra poco dopo il blocco dei licenziamenti ci si aspetta una realtà molto cruda di licenziamenti, e vediamo cosa accadrà. È questo il momento in cui bisogna fare la differenza,
e non sarà, io sono il presidente di Assoturismo, però posso dirvi chiaramente una cosa, il turismo è importante, sarà importante e lo sarà sempre di più per questa provincia, ma non è solo con il turismo che usciremo da questa situazione, il turismo è una parte dell'economia e può essere solo una parte dell'economia, che è il 13-14% del prodotto interno lordo. Diciamo che può fare da volano alla ripresa economica. Può fare da volano, può fare da immagine, può fare da volano, può dare tante, un certo numero di posti di lavoro, alcuni particolarmente qualificati, la maggioranza no, ma l'economia di un territorio la fa l'industria, l'artigianato e il commercio. La sinergia di tutto questo è con il turismo, poi dopo fa l'economia. Perché ho tenuto a dire questo perché moltissime persone puntano sul turismo e il refrain che si sente dire, il mainstream, cioè il pensiero generale, è che il turismo in futuro salverà la situazione della regione Abruzzo e della provincia di Teramo. È in parte così, ma non è completamente così. Il turismo è una parte dell'economia che oltretutto spesse volte vive anche in maniera distaccata da quella che è il territorio. Cioè, l'estate c'è stata, i nostri turisti sono arrivati dalla Lombardia, sono arrivati dal Lazio, dal centro Abruzzo, però è finita. È finita. Adesso siamo noi con noi stessi e dobbiamo guardarci per risolvere questa situazione che stiamo toccando con mano ora, cioè tradotto in italiano, i problemi cominciano adesso. C'è chi però grida, lancia l'allarme, nel senso che le risorse ci sarebbero anche, dico, a livello economico, a livello di soldi da spendere per rilanciare un po' le strategie, però appunto mancano strategie e idee. Siamo in una fase in cui si pensa che le risorse ci possano essere. Sappiamo che dalla Comunità Economica Europea, sono soldi anche nostri però, ci sono questi famosi 209 miliardi del Recovery Fund, 209 miliardi andranno divisi per 20 regioni, all'Abruzzo toccherà la propria parte, alla provincia di Teramo la propria parte, per cui sono cifre grandi ma non esorbitanti. Anche lo Stato deve fare la sua parte, bisogna scegliere bene queste linee guida. Io ad esempio sento spesso parlare di digitalizzazione, va bene la digitalizzazione. Però non è che una volta che abbiamo digitalizzato dalla punta del Gran Sasso al Molo Sud di Giulianova abbiamo risolto i problemi dell'economia. La digitalizzazione è un aspetto dell'economia che serve se ben sfruttata. Cioè, per esempio, c'è una zona economica speciale che adesso sta finalmente partendo, la zona economica speciale dell'Abruzzo, la famosa ZES. Nell'ambito del programma ZES andranno sviluppati anche se ieri il sindaco di Roseto ha polemizzato su un aspetto, appunto, quello dell'autoporto, per rimanere in tema, perché è successo nella giornata di dell'autoporto, che diciamolo a tutto, quell'autoporto che cos'è, 10-15 anni che sta in quelle, che sta in quelle condizioni, per cui è uno di quei famosi esempi di soldi spesi male, cioè di un'infrastruttura che è stata creata e sta lì nel deserto. Adesso c'è la possibilità di farla, di riutilizzarla, però allora il momento è veramente difficile. Normalmente è abbastanza facile parlare di economia, nel senso ad andare a trovare quello che realmente manca e quello che bisogna fare per ottenere dei risultati. Non lo è in questo momento, perché ci troviamo di fronte a un cambiamento che è epocale. Vorrei, se possibile, portare il dito ad esempio sul commercio. Una provincia come quella di Teramo vive di commercio, è sempre stata la provincia più attenta riguardo all'aspetto commercio, però adesso non è più così. Allora, siamo stati i primi ad avere una crisi della grande distribuzione commerciale con il Citiper, e il Citiper non si riprenderà, attendiamoci, non perché io voglio tirargli dal Citiper, non si riprenderà perché da adesso la grande distribuzione organizzata, non parlo dei supermercati di 1000-2000 metri, parlo dei grandi centri commerciali, sono acclaratamente in crisi in tutta Italia, in Europa e nel mondo, e quello a cui ci troveremo di fronte sarà come riconvertire queste immense cattedrali che ormai saranno nel deserto, perché non è più il sistema che i cittadini vogliono, perché in questo momento c'è l'online,
Poi dopo c'è la piccola distribuzione, cioè veramente il commercio di prossimità. Diciamo che sono andate, già erano un po' in difficoltà prima con l'avvento del coronavirus. Guarda, del lockdown. Era una tendenza già molto in fase avanzata. Assolutamente. Adesso il coronavirus ha portato veramente all'esplodere di questa tendenza. Allora, dagli Stati Uniti, partiamo da là, ma guarda quello che succederà, poi dopo succede anche qua, stanno chiudendo una media di 12-13 grandi catene commerciali alla settimana, e parlo di gente che ha migliaia anche di negozi, soprattutto nell'abbigliamento, perché dobbiamo un attimo uscire da questo discorso della sbornia estiva che sembra che abbia sistemato tutto. Ripeto, la crisi sta cominciando adesso, e posso dirvi che il settore abbigliamento nel 2020 meno 37%, il settore calzature in generale meno 40%, lo stesso turismo, che diciamo è andato bene, in realtà il turismo chiude con un meno 35-40% quest'anno, perché senza la Pasqua, senza aprile, senza maggio, giugno, senza tutto il mese di giugno, con solo metà del mese di luglio, posso dire che luglio e agosto ci siamo salvati, e va bene, grazie a Dio ci siamo salvati. Non basta però. Ma il consuntivo annuale non può che essere negativo. Senza turismo c'è anche meno commercio. Allora, il vero tema nelle prossime settimane della sarà vedere come reagisce il commercio, perché, ripeto, allora, abbiamo moltissima parte della pubblica amministrazione che sta ancora in smart working, vuol dire gente che non esce di casa e lavora con il proprio computer. Abbiamo il sistema dei trasporti che viaggia ancora al 40-50%, cioè i pullman, i treni stanno a metà servizio. Abbiamo il sistema del commercio online che è letteralmente esploso in questo periodo, sostanzialmente si compra tutto online. Questo ha delle ricadute che non potranno non essere dolorose, toccheremo con mano. Sentiamo già adesso i negozi del centro Teramano che hanno grossi problemi. Abbiamo già visto che a Giulianova hanno già chiuso 3 o 4 grandi negozi. Lo stesso sta accadendo a Roseto, lo stesso sta accadendo a Martinsicuro. Questa situazione andrà velocemente presa in mano e non si risolverà con i sussidi, ma con l'aiuto della popolazione per in parte un ritorno all'economia circolare locale, in parte, e questo lo possiamo fare noi tutti. Per altra parte invece, con una grande attenzione all'industria, perché io sono molto preoccupato per la perdita dei posti di lavoro. Abbiamo il caso Betafence, l'ultimo che sta accadendo purtroppo da un mese e mezzo a questa parte, e lì sono 150 lavoratori, altri 150 nell'indotto, 500-600 famiglie che non avranno più capacità di spesa, per cui è proprio questo il momento di serrare le fila, stringere sulle nostra capacità di azione. Mi auguro che la Camera di Commercio finalmente trovi un suo modo di essere definitivo. L'Aquila Teramo, ormai la fusione è acclarata, ma abbiamo bisogno di questo ente che vada a 250 all'ora e non che sia ingessato, e questo è quanto. Mi riallaccio alle sue parole che ha detto prima riguardo all'acquisto online da parte non solo di abbigliamento, ma di tutto quello che concerne ormai il mondo di una persona. C'erano stati anche degli appelli da parte sia di enti, sia di comuni, sia anche di associazioni. Mi ricordo un'associazione della città di Atri, il comune di Silvi, Roseto, avevano fatto degli appelli nell'acquistare nei negozi delle proprie città e accantonare per il momento l'online. Io capisco questi appelli a cui mi associo. Però non bastano, lo dico chiaro, non bastano. Parlo per quanto riguarda il periodo del lockdown, ovviamente. Ovviamente sono stati appelli inascoltati, perché abbiamo visto tutti poi come è andata decisamente a finire. Bisogna affrontare il problema alla radice. Innanzitutto i governi, il governo italiano, ma i governi in generale, devono rendersi conto che dall'online non guadagnano, nel senso che la tassazione locale, la tassazione nazionale avviene dalle imprese, perché è acclarato
che da questo grande movimento mondiale del commercio online tasse in Italia non ne arrivano. Le paghiamo noi le tasse, ma non le pagano le grandi multinazionali online e trovano e legalmente tra le varie, ci mancherebbe. Per cui un discorso della web tax va portato avanti e questa web tax deve avere anche delle ricadute locali. Ciò detto, è ora da parte di tutti, anche da parte delle associazioni di categoria che rappresento, di uscire da questo schema della lamentazione, ci stiamo chiudendo, non abbiamo più risorse, è vero, ma bisogna trovare dei nuovi sistemi per riavvicinare alla gente al commercio di prossimità. Trovare dei nuovi sistemi vuol dire ritornare competitivi e offrire prodotti e servizi anche noi stessi online che possano essere competitivi con questa situazione. Sarà una transizione particolarmente difficile, ma dovremo affrontare questo. Bisognerà parlare di ecosistemi di impresa, di centri commerciali naturali, di nuovi servizi online. L'idea del centro commerciale naturale era già un'idea paventata anni fa in quasi tutte le città della costa. Guarda, se non mi ricordo noi è da 10 anni che portiamo avanti il discorso, da 4-5 anni con estrema forza, devo dire purtroppo con scarsi risultati. Un'idea che c'è già al nord Italia, però in più di una città. Sì, in più di una città. Nel nord Italia faccio l'esempio di Bergamo Alta, di Cremona, di Parma, sono tante realtà che operano in questo senso, ma per esempio, guarda, non voglio essere polemico oggi, voglio andare a toccare tanti punti per cui questa provincia non cresce. Bisogna riprendere in mano alcune situazioni. 30 o 40 anni fa, per esempio, c'erano di moda qui nella provincia di Teramo i mercati coperti. Ecco. Tutti devastati. Sono inutilizzati, cioè, ora ci sono ancora. Tutti devastati, cioè proprio i mercati coperti sono tutti completamente devastati. Allora era una semplice idea, troppo in avanti sui tempi e anche molto di bandiera da parte di una certa parte politica. Quanto sta accadendo ora è che si vanno smantellando. Ebbene, io vi dico, ma andate su internet e controllate, che proprio negli ultimi 10-5 anni questa tipologia di economia sta riprendendo. A Ravenna c'è un mercato coperto meraviglioso, in quasi tutte le città del nord Italia si fa sinergia tra sedi mercatali ambulanti e mercati coperti, addirittura dove si può consumare sul posto. Cioè, adesso che è il momento in cui il consumatore richiede questa tipologia di servizio, noi siamo antistorici e andiamo a chiuderli. Questa è una cosa che andrà affrontata a breve e velocemente, perché vuol dire tenere la provincia di Teramo al di fuori di un flusso commerciale che invece si sta generando bene in altri settori della nazione, ma anche a Pescara stessa. E l'idea di Rimi, in parole povere, è di ritornare un po' al passato con il reintegro dei mercati coperti. Nel commercio non si inventa nulla. Il commercio, dopo la prima attività umana che nostro Signore ci ha detto, la seconda attività umana è il commercio. L'uomo commercia da sempre e non c'è più da inventare nulla. Il famoso commercio digitale non è nient'altro che un modo diverso per comprare delle cose, ma sostanzialmente non è una novità nel senso assoluto. La consegna a domicilio, se proprio vogliamo sapere, anche il mio lattaio 50 anni fa mi portava il latte a casa, adesso io sto estremizzando. Diciamo che non è tanto un discorso della moda quanto un discorso di pricing, un discorso veramente di prezzo. Cosa accade? Che adesso purtroppo si sta sviluppando ormai si è già iper sviluppato questo discorso del commercio online, che è tanto deleterio perché porta nelle nostre case prodotti che non sono costruiti nel nostro territorio, non rappresentano il nostro territorio, non fanno lavorare persone nel nostro territorio, sono fatti la maggioranza stragrande nel Far East, in Cina, in Thailandia o quant'altro. Io non vedo per quale cavolo di motivo uno che è un teramano debba comprarsi obbligatoriamente un paio di scarpe prodotte in Cina. 2 più 2 fa 4, in Cina lavora chi
produce, chi fa la spedizione, io compro a un prezzo più basso, ma mio figlio non troverà un posto di lavoro in un'azienda di scarpe, mia figlia non farà mai la commessa in un negozio di scarpe, il mio commercialista avrà un cliente in meno, Super J avrà dei clienti in meno a cui dare la propria pubblicità, e così significa depauperare la capacità economica di un territorio. Questo è quanto, 2 più 2 fa 4. Come sovvertire questa situazione? Cercare di cambiare un po' anche il futuro. Guarda, per cercare di cambiare è importantissimo, per esempio, quello che sta facendo Super J in questo momento, cioè informare i cittadini, perché se uno non ha ben chiaro il quadro della situazione, non ha nemmeno motivo per cercare di cambiare i propri comportamenti, perché l'economia è fatta dalla sommatoria dei piccoli comportamenti umani che quotidianamente si svolgono in un determinato territorio. Io questa mattina ho preso il caffè e ho letto il giornale, ho comprato un pacchetto di sigarette, non si può dire sigaretta, bruttissima cosa, al bar qui a fianco, per il semplice motivo che sono stato invitato a Super J, sono uscito di casa e sono venuto qua, così come fanno tantissimi lavoratori quotidianamente. Se dalla sera alla mattina ti ritrovi che tantissimi lavoratori non ci sono più perché sono licenziati, altri lavorano con lo smart working e lavorano da casa, per cui non prendono il treno, non prendono il pullman, non prendono il caffè, non si fermano a mangiare fuori. E questo è tra virgolette il giro dei soldi che diminuisce. È proprio, sparisce, anzi diminuisce. Scompare, cioè noi dalla sera alla mattina ci siamo trovati scomparsi. E quando le abitudini delle persone cambiano non è facile poi riportarle indietro. Per cui occorrono progetti chiari, investimenti chiari, ma anche soprattutto sapere chi fa cosa e cosa vogliamo fare. Storicamente questo in provincia di Teramo è abbastanza difficile. Vogliamo ricollegarci un attimo al discorso che parlavamo della costa di Trabocchi nei assolutamente giorni, perché ne scorso, parlavamo un paio di settimane fa facendo delle sostanziali differenze, che cosa è andato lì e diciamo è andato bene, perché hanno lavorato molto, hanno lavorato con turisti da ogni regione d'Italia. Io personalmente sono andato a visitare anche un trabocco quest'estate. Che cosa è andato rispetto alla nostra costa teramana? Ma allora, il quadro è questo: il turismo in Abruzzo è sempre stato la provincia di Teramo, cioè la provincia di Teramo tuttora fa la gran parte del turismo abruzzese. Il trend però è diverso, perché noi siamo comunque in difficoltà, perché abbiamo una costa formata da alberghi 3 stelle ormai obsoleti, i 4 stelle vanno rivisti, non tutti i villaggi sono un po' datati, che richiede investimenti, ci sono iniziative scoordinate, il comune di Roseto va per conto suo, Giulio Nova fa un'altra cosa, Alba Adriatica pensi di far questo, non c'è un'iniziativa territoriale. Vediamo invece che la costa dei Trabocchi, l'Alto Sangro si muovono in modo coerente, coeso, sistemico, e hanno creato un brand che è quello della costa di Trabocchi, hanno fatto un accordo di programma con Trenitalia per alcune cose, un accordo di programma con la Sangritana per altre cose, c'è il servizio dei pullman che dall'interno porta... Sono stati importanti investimenti, diciamo. C'è la pista ciclabile che in questo momento stanno facendo, che sarà una delle più belle d'Italia, finalmente sarà finita, ma tutto questo accade perché c'è un sistema a monte che lavora per ottenere dei risultati. Noi purtroppo in questo momento siamo molto molto scoordinati, io non vedo l'ombra di un progetto territoriale. Oggi il turismo, la prima parola è territorio, cioè una persona va in un dato territorio, non sentirai un belga dire vado a Martinsicuro, ti dirà vado in Abruzzo, vado nel Teramano, perché quel territorio. Non sentirai dire vado nella cittadina X della Puglia, sentirai dire vado in Salento, perché nel Gargano. Beh, noi ancora abbiamo difficoltà perché da noi non si dice vado nel Teramano, ma vado nel posto X. Questo significa che mancano i servizi territoriali, e i servizi territoriali e i progetti territoriali mancano perché non c'è la capacità di raccordo tra enti, non che manchino gli enti, c'è Assoturismo, c'è la Camera di Commercio, c'è il GAL, anzi più di un GAL, ci sono i FLAG, ci sono le associazioni di comuni, ci sono un sacco di associazioni private, anzi neppure troppi gli enti. Manca la capacità di unire questi,
questi enti o comunque su un unico progetto, la governance sostanzialmente. Anche perché la provincia teramana da sempre, storicamente, diciamo, si mantiene sul turismo. Parte, cioè, il turismo è circa estivo, 18, dico, mare 22. E montagna le metto insieme io. Sì, diciamo che quest'anno in modo particolare l'interno teramano ha avuto parecchia voce in capitolo con buoni numeri, compatibilmente con quelli che sono la differenza dei numeri costieri, e ci sono dei progetti seri da portare avanti, perché io penso che soprattutto l'interno teramano debba essere maggiormente sfruttato, perché è quello più da scoprire, è quello che ha più da dare a livello paesaggistico, quello a livello di enogastronomia. Mi pare che quest'anno le persone abbiano ben accolto questo. C'è stato questo un sostanziale ritorno alla montagna, ecco. Sì, per cause di forza maggiore, però mi chiedo come sarà l'anno prossimo, cioè non c'è mai nulla di acquisito, non è che se una persona è arrivata qui quest'anno obbligatoriamente ci viene l'anno prossimo. Bisogna sempre stare aggiornati e, per esempio, qual è l'ente che fa pubblicità e promuove l'entroterra teramano? Cioè, chi lo fa? Avete mai visto voi il comune di Teramo in una fiera del turismo? Io non ho mai visto il comune di Teramo in una fiera del turismo, cioè si è vedo il comune di Ascoli alle fiere del turismo. Ascoli lavora con il proprio territorio interno, non ho mai visto Teramo ad una fiera del turismo. Questo per quanto abbiamo chiuso la parte sia balneare, la parte turistica, ne riparleremo ovviamente più avanti con Gianluca Grimi, con Assoturismo e Confesercenti Teramo, che tanto sono tante le soluzioni da adottare per rilanciare un po' la provincia teramana in ottica futura. Ringrazio appunto Gianluca grazie Grimi. Grazie a te, grazie a voi, grazie a tutti. Ci rivedremo ovviamente nelle prossime occasioni. Di prima mattina finisce qua. Io ringrazio anche Pietro Baldassare dalla regia. Vi ricordo gli appuntamenti con l'informazione di Super G di quest'oggi alle ore 14 con la prima edizione del nostro telegiornale, alle ore 19 la seconda edizione del nostro telegiornale. Di prima mattina torna domani alle ore 7 in compagnia di Matteo Falzone. Buona giornata.